con il dottor Mascia di Europa Verde? Sì. Senta, io chiamo dal coordinamento per la legalizzazione della cannabis di Twitter. Non so se ha letto Spini nel fianco, l'hashtag. Sono in quel coordinamento io. Sì. Chiamo per sapere se, perché io sono un po' ecologista, diciamo, no? Sono abbastanza ecologista. Sì. Possiamo dire che la raccolta differenziata l'ho ideata io su Twitter, che è quella dell'umido, dico. Sì. Ci hanno guadagnato sopra altri, ma io c'era Gheongheo che parlava di rifiuti, di come smaltire i rifiuti. Io ho lanciato un tweet: si potrebbe usare i rifiuti organici per creare concime. E da lì poi è nata l'idea, ok? Bene, bene. Io volevo votare Europa Verde, anche se non sono d'accordo con molte cose del PD e so che voi siete più o meno alleati del PD, ok? Volevo sapere. Ma siamo autonomi. Sì, siete autonomi, difatti per quello io ho votato i Verdi alle scorse elezioni, ok? Anche se erano alleati col PD. Volevo sapere, voi per la legalizzazione della cannabis come siete schierati, pro o contro? Siamo a favore. Siete a favore, vero? Sì, sì, sì. Senta, questa conversazione la posso postare sul mio canale YouTube, Demone Scimmia? Sì, certo, senza problemi. Ah, ok, grazie, dottore. Allora, Europa Verde a favore della legalizzazione della cannabis, me lo conferma? Confermo, certamente. Ok. Però, allora... Da sempre i Verdi. Sì, lo sapevo, però col cambio di Europa Verde non sapevo... Io di fatti chiamavo già i Verdi ogni tanto, prima, quando ero in comunità, per sapere. Sì. Allora, io sono della Liguria. Alle prossime regionali credo che voterò voi, però non si dice il voto, quindi non si sa chi voterò. Va bene, perfetto. Però credo che voterò voi. Alle statali, alle nazionali voterò voi, credo, anche lì, perché non mi fido tanto dei 5 Stelle. Poi non hanno mantenuto alcune promesse, e poi sono ecologista. Poi la cannabis, come lei ben sa, lei sa meglio di me, me lo insegnate, me lo insegnate voi, certo. aiuta anche a depurare i terreni. Certo, secondo me abbiamo dalla nostra parte Luca Fiorentino, che è uno dei più grossi imprenditori di Cannabis Line, quindi insomma... Ok, bene sapersi, ma io parlavo anche di Cannabis THC, Sì, sì, sì. Perché comunque, cioè io le dico la mia esperienza, io sono un cocainomane, fumo freebase di cocaina, una volta a settimana più o meno. So che in America certi drogati... Forse quello dovresti... Cioè, sì, dovrei eliminarlo, sì, però... Confondiamo la cannabis. No, ma io infatti non volevo parlare di legalizzazione della cocaina, però stavo dicendo, so anche che i narcos distruggono le foreste in Amazzonia per creare campi di cocaina, so le cose, bene o male, quello che mi riesco a scoprire. Però comunque le volevo dire... So che in America certi tossici stanno uscendo dalle droghe pesanti con l'aiuto della cannabis legale pura, sana, hanno rinunciato a drogarsi con le droghe pesanti e si sono buttati nella coltivazione della cannabis e nell'uso della cannabis ad uso medico e ricreativo, ma anche medico per noi tossici, perché sarebbe un grosso aiuto anche a livello medico. Difatti io mi sto muovendo anche con degli avvocati, perché a me al SERD hanno dato il fluimucil come antidoto per l'astinenza alla cocaina. Certo. Cioè. Va bene, scusi se l'ho disturbata, grazie dell'intervista. Grazie. Demone Scimmio, vado a vedere poi stasera. Va bene, grazie. Arrivederla, grazie.